Buongiorno a tutti, ci troviamo all'interno del Palasport Roberto Datomi di Olbia, dove si sta svolgendo la 14ª edizione del trofeo Judo in Action International, organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Can Judo di Olbia. Ci troviamo nel bel mezzo della manifestazione, dopo aver assistito a un'esibizione del settore giovanile del Can Judo di Olbia. Ci troviamo ora a fare qualche domanda al vicepresidente del settore judo riguardante la FILCAN, settore FILCAN Sardegna, la dottoressa Monica Piredda. Gli chiediamo qualche impressione su come si sta svolgendo la manifestazione di quest'oggi. Buongiorno Angelo, la manifestazione si sta svolgendo benissimo come ogni anno ormai da 14 edizioni, la vostra società è sempre tra le prime nella buona condotta di tutte le manifestazioni sportive, in particolare questa a livello internazionale, che riesce a far incontrare i nostri atleti sardi con ragazzi degli altri paesi europei. Un complimento da parte mia e di tutto il settore judo per questa manifestazione e grazie per la tua collaborazione. Sicuramente la manifestazione sta andando molto bene, considerando le buone prestazioni degli atleti sardi che stanno ottenendo veramente degli ottimi risultati, riguardo anche a atleti più blasonati dell'Utte Budapest dell'Ungheria, che è venuto qui ad Olbia a farci visita con una bella squadra. Però ci troviamo oggi veramente a goderci uno spettacolo per quanto riguarda soprattutto i settori giovanili degli esordienti B e esordienti A. E da questo punto di vista chiedo alla dottoressa Monica Piredda se il judo sardo è in crescita e se abbiamo buone prospettive nel futuro. Da quello che vedo sembra proprio che le prospettive per il futuro ci siano. Soprattutto in questi ultimi anni stiamo registrando dei buonissimi risultati a livello soprattutto giovanile, e questo ci fa buon sperare per il futuro. Anche grazie a queste manifestazioni che si svolgono nel nostro territorio e che quindi comportano un'ottima possibilità per i nostri atleti di confrontarsi e di crescere anche qua in Sardegna, e non soltanto dovendo andare fuori e spendere un sacco di soldi. Ancora tanti bei incontri spettacolari qui al Palasport Roberto Datomi di Olbia, dove la 14ª edizione del trofeo Judo in Action sta continuando con molto successo. Il pubblico si è ben divertito e si sta divertendo sugli spalti ad assistere a incontri veramente eccezionali. Ci troviamo qui nel Palasport con il maestro Leonardo Siazzu, presidente onorario dell'Associazione Sportiva Can Judo di Olbia, Centro Studi Judo Leonardo Siazzu, e anche lui si sta godendo lo spettacolo qui all'interno del Pala Datomi. A questo merito volevo rivolgergli qualche domanda. Cosa ne pensa del judo e degli anni 2000, considerando che il maestro Leonardo Siazzu è stato il pioniere del judo in Sardegna, colui che ha portato il judo negli anni 50, dunque la prima arte marziale ad approdare qui in Sardegna ed anche ad Olbia naturalmente? Io sono soddisfattissimo di come stanno andando le cose col maestro Angelo Calvisi, che anche lui, non dico di essere il pioniere, ma il pioniere della Gallura sicuramente. Sono contento di quello che fa e di quello che sta facendo. Io sono soddisfatto come tecnico, come vecchio maestro, come vecchia persona dello judo. Angelo Calvisi sta andando sempre bene e sono contento di quello che sta facendo. Maestro, volevo fargli qualche altra domanda. È soddisfatto del judo e del judo olbiese? Considerando che il Can Judo di Olbia, società organizzatrice, quest'oggi sta andando anche molto bene e molto probabilmente si sta giocando molto per le prime due o tre posizioni di questa classifica per società che il trofeo Judo in Action International offre. Sono soddisfatto di quello che stai facendo, sono soddisfatto della,
della tua palestra, della tua come son dire, accapardietà che hai, che fai, che sei sempre in mezzo a queste cose e che mi fai partecipare pure a me di questo, e ne sono soddisfattissimo e contentissimo. Ora qui al Pala d'Atome, gustandoci questa speciale, questa strepitosa manifestazione organizzata dal Can Judo di Olbia, ci troviamo qui con il maestro Costantino Mozzo, rappresentante, direttore tecnico del Judo Club Bosa, sempre presente alle manifestazioni organizzate da questa associazione sportiva olbiese. Volevo farle qualche domanda di cosa vede nei nostri atleti, questi atleti che si stanno dando veramente da fare quest'oggi per poter conquistare il podio di questo trofeo. Diciamo che è una gara abbastanza molto buona come livello tecnico degli atleti, si vede la qualità. Ogni anno diciamo che questa gara è all'avanguardia come tecnica, come judo in Sardegna. Diciamo la verità che molti di questi ragazzi hanno fatto le gare anche fuori, hanno avuto risultati buoni e qui oggi hanno dimostrato di essere proprio dei ragazzi preparati a gare internazionali come questa, sperando che Angelo, come ogni anno, diciamo che fa delle cose meravigliose. Organizzare questa gara qua non è una cosa facile, non è da tutti, e Angelo ogni anno ci riesce puntualmente, con grande serietà, e questo ci fa onore al judo, specialmente sardo. È una cosa che se tutti facessero come Angelo avremmo un judo migliore in Sardegna e anche i nostri atleti avrebbero potuto fare più gare diciamo in continente e avere anche dei buoni risultati. La ringrazio, maestro.